Ciao a tutti carissimi amici, bentornati sul canale del Briga. Allora ragazzi, vi piace? Vi piace il nuovo microfono? Come so pu, chiami Sord Microf, chiami. Era giusto così per ridere, ovviamente questo non è un microfono, ma io siccome certe volte vesco certo microfono, ogni ma na costa pan, microfono da xegru, ma sciarro una vita, voi lo fai la candante. Ma isso, ma allora se ti muoio metti un microfono, ma c'è un microfono, questa è una pompa per i palloncini, che do di palloncini, roba varia, che ne sapete voi. Allora ragazzi, volevo strapparvi un sorriso, sai come ogni tanto ci sta, poi magari qualcuno non ride o niente, so problemi seo. Iscrivetevi comunque al canale che manca poco a 10.007. Stiamo andando proprio a rallentatore. Io ovviamente voglio sottolineare che tutto quello che vedete qua, le iscrizioni sono tutti belli originali, quindi è proprio una piccola volta fate una zocchiacchiere, quindi vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi. Anche se ti interessa, vedo che addosso, anche se ti vendin di tutta la squadra che sto a dire. Insomma, iscrivetevi, dai, è in omaggio l'iscrizione, lasciate un like anche quello in omaggio, poi se avete voglia, dici, ma è qualche soldino in più, ma che decine, mo già regalo con un caffè, una pizza, una cosa, chi lo sa, e vi potete fare una piccola, potete fare una piccola donazione. Ma detto questo, riprendiamo addosso all'indirizzo. Ma per favore, è il mio sport preferito, devo dire. No, non è vero, non è questo il punto è vedere, leggere certe cose, ascoltare, eccetera. Non so se avete avuto la possibilità, io spero veramente che le parole che abbiamo letto poco fa da Gravina, non da Gravina nel senso da Gravina di Puglia, le parole di Gravina, il presidente della commissione d'esto, come diciamo qui, il presidente federale Gravina, io meglio che non le andate a leggere, ragazzi. Io penso che, cioè, io credetemi, le ho lette e rilette. So di te, è impossibile che ha detto sti caos così. È impossibile che ha detto sti caos. È impossibile poi che non abbia minimamente nominato. Non ha minimamente nominato Juan Jesus. Questo ha parlato perché poi fino ad ora tutti quanti iniziavano a domandarsi, scusate, ma il presidente Gravina in tutto questo dov'è? Che fine ha fatto? Anche perché tutti quanti hanno ricordato un po' di tempo fa che quando sempre Acerbi fu preso di mira da una cosa gravissima, che fu fatta da Kessié e Bakayoko, gravissima fu. Kessié e Bakayoko presero la maglia di Acerbi e la mostrarono dopo la vittoria del Milan come Nazer, perché ci fu un battibecco, non so se ricordate la storia. Gravina successivamente, il giorno dopo, disse: fatto gravissimo, vanno assolutamente, va fatto qualcosa. Cioè, prese parola e subito disse che andava squalificato, andava fatto qualcosa di importante nei confronti di Kessié, nei confronti di Bakayoko. Se ne parlò anche a livello proprio di politico, non so se vi ricordate la storia. E quindi tutti quanti adesso si chiedevano, ma che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Dov'è? Non ha detto una parola sul fattaccio. Ebbene sì ragazzi, era meglio che non parlava, cioè iava meglio che se stava cit, era molto meglio che non prendeva parola. Praticamente ha detto: io quando troverò Acerbi lo abbraccerò, non potrò esimermi dall'abbracciare Acerbi. C'è stata una sentenza del giudice sportivo,
va accettata da tutti, anche da quelli che non sono d'accordo. Acerbi un bravo ragazzo, Acerbi un bravo ragazzo, Acerbi un bravo ragazzo. Mo leggetemi il labiale. Mark, leggetemi il labiale. E quindi quello che volevo dire io, una parola su quel poveretto di Juan Jesus, la volevi dire o no? Non l'ha nominato Magnè. Cioè, in tutta questa storia lui si è speso per Acerbi, che poverino è stato messo in mezzo, gli hanno detto quello che gli hanno detto. E io non potrò esimermi dall'abbracciarlo a Cuduagnan, da Cucepacchet Cuduagnan, fammelo abbracciare ad Acerbi. Che cosa si è passato quel ragazzo? Noi sappiamo tutti che è un bravo ragazzo Acerbi, da dove da de. Sappiamo tu, me lo ricordo pure io il gesto di Roma all'Olimpico, la però. Fasare, Wagni, non andate a. Sì, me lo ricordo pure quando andò ad esultare in faccia al rigorista del Verona che sbagliò all'ultimo minuto. Vabbè, ma non è niente, è bravo ragazzo, un bravo ragazzo. Me lo ricordo il battibecco con che si Bakayoko, ma è un bravo ragazzo, non, è sempre fuori da queste polemiche. Perché Yadish? Non una parola su Juan Jesus, Wanna! Non una parola su Juan Jesus, Wanna! Presidente federale, non una parola su un ragazzo che davvero ha sofferto, che rappresenta, che è l'emblema di tutto quello che succede negli stadi e fuori dagli stadi, perché siamo tutti ignoranti. Questo è il vero problema. Non hai detto una parola su Juan Jesus. Una parola su chi veramente andava difeso in questa storia, su chi non è stato tutelato. E a lui dispiace per Acerbi. Non posso esimermi dall'abbracciarlo. E non ti interessa minimamente, non vuoi abbracciare Juan Jesus. Non vuoi abbracciare, cos'è? Spiegamelo, dammi una risposta, dimmi qualcosa. Wagner, la situazione è veramente paradossale. Questo è il colmo, questo è il colmo. Questo faceva meglio a tacere, ma era molto meglio che non proferisse parola questo qua. Io rimango allibito, io rimango allibito, allibito. Non potevo credere ai miei occhi, Sochoud Alesh. Poi sono uscito, ho letto da un'altra parte, ho scritto proprio Gravina sul caso Acerbi Juan Jesus, l'ho scritto così mi sono uscite le altre testate. La storia è che Guagné ha parlato solo di Acerbi, non una manet manca una volta a cut. Grave, 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 grave. Questo è il presidente federale, Guagni. Grave, 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 lo dico di nuovo. E poi quando poi succedono queste cose, mettiti a parlare di pallone. Mettiti a parlare di pallone. Cioè, parliamo adesso di calcio, parliamo adesso di Milan, parliamo di formazioni, parliamo di mercato. E come fai? Come fai? Cioè, come fai ad appassionarti ad una situazione dopo aver visto questa cosa, dopo cioè io non so, cioè, non lo so, poi vabbè, apro e chiudo parentesi, stendiamo un velo pietoso su tutti quelli interisti in questo caso, perché poi loro si sentono presi, diciamo, di mira, ma non si rendono conto che questo in questo caso qua, cioè come fa un interista a difendere Acerbi in questo caso? Cioè, come fai a dire a batterti per dire che è giusto quello che è successo, che la sentenza è giusta, che ho letto persone, sì, ma tu che ne sai, ma come fai a sapere quello che si sono dei? Ma voi veramente pensate che un uomo possa dare, tra virgolette, del razzista ad un altro uomo così per gioco?
Ma veramente pensate una cosa del genere? Perché questo pensate? Perché se una persona va dall'arbitro a dirgli quello mi ha chiamato negro, sei solo un negro, in maniera dispregiativa, in maniera cioè che non c'è bisogno di commentare. Se poi mi venite a dire che è bugia tutta sta roba qua, che non è successa, ditemi allora. Cioè, allora ditemi se è possibile che una persona vada a infangare un altro uomo, un altro essere umano, tacciandolo di razzismo. Cioè, ma vi rendete conto che sono cose gravi? Perché poi qualcuno non è che dice, ma in questo caso magari si poteva fare qualcosa di diverso, magari cioè, parliamone, non lo so, no, loro. Cioè vanno per la loro direzione, basta che devono difendere la loro squadra, ma non è così. Cioè ci sono situazioni dove cos'è che devi difendere? Cioè è successa una cosa del genere, cos'è successo? Niente, è bugia, se l'è inventato di sana pianta. Oh, Wagni, veramente non so veramente che altro aggiungere. Io basta, Wagni, basta, questo fatto veramente da basta. Non ne parlerò più, veramente, non ne parlerò più perché. Non so veramente più, con questa storia di Gravina abbiamo raggiunto proprio l'apice, cioè peggio non può andare. Poi non lo so, magari squalificano pure Juan Jesus adesso da un giorno all'altro, pigna squalifica, do tre scionette a Juan Jesus perché si è inventato tutto. E questo può essere magari un altro step. Vediamo, eh. Vediamo quel che succede. Ragazzi, ciao a tutti, è inutile che ciao a tutti.